Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 14 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Conferme attraverso gli altri. Venere dall'altro ieri anche Giove nel vostro segno, un concentrato di passionalità, fortuna e spirito di conquista. Vi piace leggere negli occhi degli altri ammirazione e rispetto per la vostra forza di carattere. Vi animano alti ideali e volete ancora credere in un mondo migliore. Due chiacchiere col partner vi mettono di ottimo umore. Già a colazione concordate cosa fare nel weekend con i vostri figli e sebbene la giornata si presenti pesante sotto al profilo professionale, uscite di casa col sorriso sulle labbra, che conserverete inalterato fino a notte. Aplomb garantito per tutto il giorno, effetto della diplomatica luna in bilancia. Insensibili alle direttive del capo, tuttavia una grana in attesa sarà risolta con successo. Rabbia e collera, indignazione e disgusto, i sentimenti peggiori vengono scatenati per questioni anche di scarsa importanza. Un periodo difficile e di crisi per la coppia. Tutto ciò che segue potrebbe diventare negativo per rancore, odio, perfidia. Un periodo davvero difficile e soprattutto molto nervoso per il consultante. La noia si farà strada in tarda serata quando penserete a un vostro ex lontano nel tempo, è possibile anche che lui vi pensi ancora, ma non nel modo che vorreste voi. Oggi un parente potrebbe chiedervi un aiuto, siate cortesi e non potendo cercate di spiegare bene perché siete impossibilitati. Oggi è un'ottima giornata per recuperare il rapporto con una vecchia conoscenza che ti sta molto a cuore. Possibili chiarimenti. Molte buone cose vi sono passate davanti e non ne avete approfittato, ora è il momento di cambiare punto di vista e valutare diversamente le cose. Urano vi concederà qualche spiraglio e qualche emozione, sappiate farne tesoro per i momenti meno positivi. Oggi non siete esonerati dall'impegnarvi, dovrete districare una situazione complicata e siete chiamati a uno sforzo maggiore. Amore che va, amore che viene. Momenti romantici vissuti intensamente, Venere e Luna in aspetto favorevole, soprattutto in tarda serata, potrebbero regalarvi grandi emozioni. Le stelle vi consigliano prudenza soprattutto se siete alle prime esperienze con gli altri. Ponderate bene le vostre scelte. Meglio riflettere prima di prendere qualsiasi decisione oggi, se in amore avete qualche dubbio cercate di non chiarirlo proprio oggi. La giornata non è delle più adatte. Ricordatevi che la moda non è tutto nella vita, a meno che non siate uno stilista, e che quindi non potete pensare sempre e solo a questo aspetto della vita. Se avete anche altre spese da affrontare, sarà bene stringere la cinghia su qualsiasi cosa, senza fare troppo le vittime. Dovete tenere i piedi ben piantati a terra in questa giornata, non dovete lasciarvi offuscare dai sentimenti che provate per una persona vicina a voi. Che vi piaccia oppure no, oggi dovrete condividere con altri i vostri amici ed i vostri affetti. Infatti non potete pretendere di averli tutti per voi sempre o quando vi occorrono, la loro vita non gira esclusivamente intorno alla vostra. Scena planetaria di questa giornata di maggio è abbastanza serena. Il duo Venere-Giove vi favorisce nella vita familiare. Tenete testa alle situazioni del quotidiano con impareggiabile buon senso e raccogliete i frutti del lavoro svolto in precedenza. Domani continua il vostro recupero, anche se in modo lento. Non avete dubbi sul fatto che il futuro sia raggiante e sono in arrivo belle soddisfazioni. Nei periodi positivi possono capitare momenti negativi e piccoli disagi, ma non disperate. Luna sarà ancora in opposizione e potete restare coinvolti in grane legali. La giornata dovrà essere all'altezza delle aspettative, ma soltanto il vostro impegno potrà determinarne la giusta direzione. Non potete aspettarvi dagli altri un atteggiamento positivo e voi mantenerne uno passivo. Insomma, da tutte le parti, dovrà giungere un aumento di produttività e di dedizione, altrimenti le vostre promesse resteranno soltanto parole, al pari di quelle di chi si è coinvolto insieme a voi. Che secondo qualcuno porta iella, semplicemente perché 13, la scusa, sono i commensali all'ultima cena, invece sono i noviluni contenuti nell'arco di un anno. In ogni caso, sabato giorno di Venere,
La vostra bella inquilina che oggi si scontra con la luna all'opposizione, ma è fuori di dubbio che vincerà lei. Immaginate un amante fresca ed elegante contro una moglie bisbetica e ciabattona. Oltretutto con una differenza di età di qualche decennio tra le due. Bellocci e birichini, voi sì che sapete godervi la vita. Non lasciatevi frenare dai benpensanti. Amore ed Eros. Sarà colpa dell'ondata passionale se diventate sospettosi vedendo rivali dappertutto. In realtà il partner stravede per voi e vi cede volentieri il timone del rapporto. Nella vita come nel lettone. Bollori primaverili e giochi trasgressivi, il Kamasutra per voi è roba da ragazzini. Cari Ariete, se vivete una relazione complicata e che non sta dando i frutti sperati, tenetela sotto controllo e cercate di non litigare con chi vi circonda. Sono giornate di grande stress e di forte tensione. Sul lavoro non siate aggressivi, anzi siate più pacati e riflessivi. Con la diplomazia si ottengono grandi cose. Troppo vino può far annegare l'amore e il dolore, mentre un po' di vino può rendere una serata inebriante ma tenera. La costellazione planetaria della giornata offre la possibilità di uscire per una cena romantica con una persona cara. Siete in cerca dell'anima gemella? Ancora Plutone continua a scombinarvi le piste o a far circolare molli nebbie davanti al vostro percorso. Non per questo esitate, mantenete ben salde le redini al vostro destriero seguendo la buona stella di Venere che brilla, vegliando costantemente su di voi. E che vi fa ottenere successi amorosi esaltanti, benché fugaci. Specie se nati nella terza decade. Lavoro e denaro? Al vostro capo dite un bel no secco, oggi proprio di addossarvi un'altra incombenza oltre alle decine che già avete, non ve la sentite, anche il turno provate a scantonarlo, scambiandolo con un collega meno sensibile alle lusinghe del cuore e del letto. I vostri progetti in questo periodo sono criticati da persone che in qualche modo cercano di fermarvi. Bisogna andare avanti senza farsi condizionare da cosa pensano gli altri delle vostre volontà. Venere, Giove, Marte, Saturno, Mercurio molto positivi vi aprono a ottime prospettive professionali. Grazie alle ultime tappe significative avete dimostrato di essere cavalli di razza che sanno arrivare esattamente nel luogo che si erano prefissati. Nella vostra attività professionale avete rispettato, negli ultimi tempi, una tabella di marcia, con impeccabile disciplina, mantenendo spesso i nervi saldi. Ora potete acquisire i risultati dell'attività svolta. E finalmente, non soltanto godendo dei guadagni morali, ma anche di sostanziose e discrete ricompense economiche. Mai come adesso infatti per voi varrà il proverbio, borsa piena fa cuor leggero. Benessere. Attività fisica per tenervi in forma, ma come insegnano le scuole di arti marziali, anche lo spirito vuole la sua parte, un po' di combattimento e un po' di bellezza, durante la pausa pranzo andate al parco a respirare la natura o a godervi una bella mostra. Una buona dose di verdure verdi, broccoli, un'insalata di spinaci freschi, cavoletti di Bruxelles. Ti darà l'energia extra di cui hai bisogno per combattere i sentimenti negativi. Non disperare, puoi aiutare te stesso più di quanto pensi. Fai molta attenzione alla tua dieta oggi. Per lei, in compagnia qualcuna gira attorno al bel tipo che avete puntato anche voi, subito sfoderate l'artiglio, l'obiettivo è vincere. Per lui, di lavoro arretrato ne avreste anche per tutto il weekend, ma non volete deludere la vostra lei. Che vi ha fatto una bellissima sorpresa, stavolta il timone è suo, perciò si parte. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.